ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzilla nel canale, un altro video insieme, una buona serata a tutti quanti. Mancano praticamente 3 ore, 4 ore alla partita Juve-Frosinone, però vi voglio dare un po' di aggiornamenti per quel che riguarda Lazar Samardžić e soprattutto Kostic, perché questi due giocatori stanno facendo parlare molto di sé, oltre Chiesa che comunque è veramente ai margini e potrebbe anche partire con il nuovo ponte. Ecco, ci sono dei dettagli importanti che voglio rivelare su Lazar Samardžić, tutti appunto i dettagli riguardanti il contratto che è stato offerto da Giuntoli all'Udinese, in modo tale da convincere proprio il giocatore, la società, ma anche il padre, a muovere il ragazzo velocemente anche addirittura a gennaio, senza dover aspettare giugno. Quindi la trattativa con Napoli si è un po' arenata, tant'è che i napoletani sono andati addirittura su Traoré e su Barak, quindi vedremo un po' i risvolti in queste ore, in questi giorni. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come vi stavo dicendo, l'idea di Giuntoli è quella di dare 4 milioni subito secchi all'Udinese sfruttando i soldi incassati da Dragusin, appunto di quella percentuale del 20% che vi dicevo sulla sessione al Tottenham. Poi l'altra idea è quella di dare 16 milioni però dilazionati in 3-4 anni e con l'obiettivo di prendere però Samardžić appunto ufficialmente a giugno, vedendo anche la qualificazione alla Champions League e altri tasselli come i gol segnati, le prestazioni, le presenze, tanti vari dettagli, perché in base a quello ci saranno altri 5 milioni di bonus al ragazzo. Insomma, quindi andremo praticamente a pareggiare l'offerta che avevamo detto essere quella del Napoli, quindi non ci dovrebbero essere problemi se l'Udinese accettasse questa formula qua. Giuntoli è stato molto furbo, perché in questo modo non sversiamo quattrini di tasca nostra, mettiamo solamente quelli appunto presi da Dragusin, e poi quando ci saranno gli incassi della Champions League, ecco, in quel modo lì sarà molto più facile assorbire il costo di Samardžić, che nel frattempo avrà avuto modo di inserirsi nel centrocampo e quindi più tempo a disposizione per compattarsi nel gruppo, in qualche modo anche inserirsi come valore umano, valore aggiunto in e fuori dal campo. Quindi vediamo appunto come avanzerà questa trattativa, che è in fase veramente avanzata, e insomma, quindi auguriamoci che tutto vada per il meglio. Mentre per Kostic le sirene arabe si fanno sempre più sentire, perché l'Al Hilal e altri club si sono messi alla finestra o propongono anche un bel ingaggio al giocatore e soprattutto bei soldi alla Juventus, e noi potremmo veramente farci ingolosire da questa possibilità. Illing scalpita, quindi sarebbe appunto il suo sostituto immediato, avrebbe molto più spazio per emergere alla Juventus. Altra notizia, poi vi lascio la live di me e Fabrizio, bella succosa. Asa, giocatore per cui stravedo potrebbe essere veramente il futuro del nostro centrocampo, avrà la maglia 50 in Coppa Italia contro il Frosinone, non giocherà titolare, però è già stato convocato per stasera. E quindi vi lascio alla clip, a dopo. Ecco lo Stivello Magno, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzilla nel canale, un altro video insieme con Fabrizio Poli, che si è tornato a trovare per parlare della situazione di Chiesa, non convocato anche stasera per Juve Frosinone, si pensa che ritorni per il Sassuolo, e poi il pre-partita di Coppa Italia, partita molto importante. Abbiamo visto anche i risultati delle altre, no? Lazio-Roma, Milan-Atalanta, e vediamo anche un po' il tuo pronostico, se vuoi darcelo, di questa Coppa Italia, visto che è un trofeo molto importante per la Juventus. Allora, ciao Fabio. Ciao a tutti, forza Juve. Allora, sempre. Sta facendo sempre più voce forte qua in Inghilterra che Chiesa vada al Liverpool. Sembra che loro, Liverpool, riesca a cedere Salah in Arabia Saudita, e in questo momento lui sta giocando, mi sembra, la Coppa d'Africa con l'Egitto, però si sta parlando di questo suo spostamento in Arabia Saudita, e quindi loro avrebbero i soldi per non solo comprare Chiesa dalla Juventus, ma anche per ingaggiarlo con un ingaggio molto alto. Allora, per Chiesa come uomo, come professionista, secondo me sarebbe un'ottima mossa per lui spostarsi in Premier League sotto la corte di Klopp al Liverpool, e anche per la nazionale italiana, se Chiesa viene a giocare in Premier League lui si svilupperà ancora di più, no? Quindi può essere un'ottima cosa. Per la Juventus non tanto, perché comunque perde probabilmente il miglior giocatore italiano, però sai, la Juve comunque ha anche un bel gruppo di giovani che stanno venendo fuori, e abbiamo visto anche queste ultime partite senza Chiesa comunque la Juventus è riuscita anche a vincere, e quindi non è così Chiesa dipendente, però bisogna mettere che Chiesa quando è in campo fa la differenza. Sì. Però sai, a 50, 60, 70 milioni
di euro di offerta, e se Chiesa è motivato a spostarsi, secondo me l'affare si fa. Si è parlato, e ne ho parlato nell'ultima live che abbiamo fatto insieme, di Vlahovic all'Arsenal. L'Arsenal sembra che riesca a prendersi Benzema, e quindi è probabile che Vlahovic rimanga alla Juventus. Comunque la possibilità Arsenal per Vlahovic è sempre lì, però sembra che, anche visto anche le ultime partite, facendo bene. Giuntoli vuole confermarlo, anche Allegri è contento. E poi l'Arsenal vorrebbe Isak, c'è un interessamento per Alexander Isak. Oltre, penso, come hai detto te, forse Benzema magari sondato, però col fatto che Benzema prende tanti soldi là, bisogna vedere poi qua, se ha voglia di tornare in una Premier molto competitiva a 36 anni, vedremo però, perché magari quindi potrebbe anche darsi. Ecco, quindi Yıldız avrà sempre più possibilità di emergere in questo senso. Fabrizio, tu sei contento perché era da mesi che dicevi che Yıldız avrebbe potuto fare oltre quartista o la seconda punta, e ha fatto gol comunque molto belli, di grande fattura, sia quello contro il Frosinone sia quello con la Salernitana, e ogni volta che è in campo incide, poi magari viene sostituito, però finché rimane in campo fa la differenza ed è uno dei migliori. Ecco, quindi come vedi la partita di stasera? Che sensazioni hai? Perché comunque non bisogna sottovalutare. Allora, è una partita non facile, perché comunque Frosinone ha battuto il Napoli in casa del Napoli con un bel punteggio, e quindi è una squadra ostica, ha in squadra tre juventini che stanno facendo bene, e quindi hanno perso ultimamente con la Juventus in campionato, quindi è una squadra molto motivata. Attenzione che potrebbero fare lo scambetto la Juventus. Il mio pronostico, diciamo, 75% passa la Juve, 25% passa il Frosinone. Adesso dirò una cosa che magari ai juventini non piace. Allora, io sono juventino, però sarebbe bello vedere l'Atalanta vincere la Coppa Italia, per tutto il lavoro che Gasperini ha fatto in questi anni, e anche la società che sta dietro di lui. Sarebbe bello vedere l'Atalanta alzare un trofeo. Quindi se non dovesse vincere la Juventus la Coppa Italia, io ti farei Atalanta, che poi ha battuto il Milan, quindi sta facendo grandissima impresa, sì. Però secondo me noi stasera faremo la nostra partita, giocherà Yıldız. L'altra cosa di cui si sta parlando è Kostic in Arabia Saudita, secondo ecco me, ci sono queste voci, ecco, quella è un'altra buona mossa, e quello potrebbe fare in modo di evitare di vendere Chiesa, perché in Arabia hanno un po' di soldi, quindi Kostic si prenderà, non so, 20-30 milioni probabilmente per lui. È un giocatore comunque, ha già passato i 30 anni. Abbiamo in squadra Ealing Junior, che sta facendo molto bene, che secondo me a cui va dato spazio, perché comunque è un giocatore valido. Abbiamo Cambiaso, che può giocare su quella fascia. Bisogna vedere se cambia modulo Allegri. Si sta vedendo un po' la Juventus muoversi verso un 3-4-3 con gli Yıldız. Sì, è vero. Si sta parlando di Keane che va in prestito, e questo potrebbe essere una buona cosa per lui, perché gli darebbe più spazio, perché adesso è chiaro che Yıldız deve giocare, è un fenomeno, sì, è veramente predestinato. Se più partite fa, migliora ancora, vedrai che sarà protagonista degli europei quest'estate, vedrai che farà molto bene, e quindi ci saranno tante squadre che busseranno alla porta della Juventus per averlo. È un ragazzo che secondo me comunque alla Juve qualche anno ci sta, e questo va bene, soprattutto se l'anno prossimo siamo in Champions League e poi andiamo a fare quel campionato del mondo come club, lui potrà mettersi in mostra ancora di più, e la Juventus, qualificandosi per queste cose qui, avrà più soldi in cassa e potrà offrirgli un contratto un po' più tosto, insomma, anche a livello monetario, anche questi ragazzi hanno bisogno di guadagnare, e quindi uno come Yıldız potrebbe riuscire a aumentare bene il suo stipendio nei prossimi anni con la Juventus. E quindi secondo me la vedo bene, e quindi Kane che va in prestito è una buona cosa, e secondo me, ripeto, non abbiamo bisogno di comprare nessuno in questa campagna di gennaio di. Abbiamo preso Diallo, che già copre il buco in difesa, Sandro andrà via, quindi centrocampo stiamo vedendo Nicolussi, Nonge, che comunque piano piano si stanno inserendo, poi c'è Miretti, vabbè, Rabiot il solito che sta facendo bene, McKennie, insomma siamo abbastanza messi bene. Dicono che Giuntoli potrà fare qualche manovra soltanto se entreranno dei soldi per prendere dei giocatori di un certo livello, altrimenti Thuram, questi giocatori d'altisonanti
soltanto con gli introiti Champions, no? E adesso ci sono questi nomi di Popovic, e vogliamo fare questo sgambetto al Milan, dal Partizan Belgrado, e poi Samardžić, perché non vuole andare al Napoli, e anche se De Laurentiis mette 20 milioni più 2,5 di bonus, il serbo è molto amico di Vlahovic e Kostic e vorrebbe piuttosto rimanere fino a giugno all'Udinese per aspettare la Juve. Quindi adesso vedremo. Sei contento te, Fabrizio, di questa completa linea verde e di questo nuovo modo di pensare il mercato e la costruzione della Juventus? Perché è un po' quello che, è un po' quello che ha fatto il Barcellona di Guardiola, no? Cioè, loro sono andati a reclutare, Messi è stato preso dal Barcellona che aveva 13 anni, capito? Ecco, quindi era piccolino, individuare questi talenti in giro per il mondo e portarli nella Under 19, fargli crescere nella Juventus per poi lanciarli in prima squadra, magari con un intermedio che vanno fuori in prestito, come è stato fatto con Nicolò Siccaviglia, per esempio, che è stato fuori in prestito, come è successo anche a Fagioli, che è stato la Cremonese. Qualche ragazzo ha bisogno di fare questa esperienza, qualcun altro, come Yildiz, passa dalle giovanili direttamente in prima squadra. Ecco, questa secondo me è una politica molto intelligente. La Juventus ha fatto un paio di acquisti in questi ultimi giorni di giovani che stanno inserendo nella... Ecco, secondo me il lavoro va fatto lì. Quello che noi dovremmo fare, l'ho detto più volte, è acquistare un portiere, o se non due, magari lasciare che Perin vada via e io sono sempre lì. Mentre Szczęsny è un portiere che sulla linea di porta è molto forte nelle uscite. Ogni volta che esce quasi sempre prendiamo gol. E se noi vogliamo vincere a livello internazionale bisogna un portiere che sappia giocare coi piedi e che sappia uscire dalla porta. Sì, questo sì. È Szczęsny. Quindi io guarderei a vendere Szczęsny, non a gennaio perché non succederà, però a giugno, luglio, far partire lui per poi andare a prendere un portiere. Si è parlato tanto di Donnarumma. Donnarumma anche che ha confermato anche lui, nell'ultima intervista ha confermato che la Juve l'aveva sondato ed era quasi alla Juve ed è stato Agnelli e qualcun altro che non l'ha voluto, mi sembra di... Quindi erano vere le voci su Donnarumma. Donnarumma è uno che anche lui nelle uscite non è così grande, però siccome è grosso, molto spesso grazie al suo fisico riesce poi a non far gol all'avversario. Però è un ragazzo ancora giovane, ha 24 anni, quindi ha ancora margine di miglioramento, e che poi dopo a livello di ingaggio costa tanto. Allora io sarei più presupposto a prendere un portiere un po' più giovane, che sappia giocare coi piedi. Molto dipenderà dall'allenatore che arriverà alla Juventus. Adesso in Inghilterra salteranno due panchine, salterà la panchina del Manchester United e quella del Newcastle, tutte e due società con un sacco di soldi, e se Guardiola va via dal City ci sono tre posti dove potrebbe andare, e scarto la nazionale brasiliana perché secondo me lì c'è possibilmente ci andrà Mourinho. Si sta parlando, è vero, sì, hanno fatto questo collegamento. Però Guardiola, il suo primo posto dove potrebbe andare è la nazionale inglese, come ho già detto. Bravo, nella piramide delle scelte. Altre due squadre, lui se non va alla nazionale inglese perché dice ci andrò più tardi, allora vorrà andare in un altro campionato dove non ha ancora vinto. E quello sarebbe il campionato italiano. Ci sono due squadre del campionato italiano che potrebbero prendere Guardiola e a cui lui, dove lui andrebbe. Una alla Juventus e l'altra al Milan. Ha espresso le sue preferenze, diciamo, sì. E lì il più è trovare i soldi. Speriamo che non vada al Milan, perché sennò sono bravi per noi, perché andrà lì in 3, 4, 5 anni, porterà il Milan a vincere tutto. E quindi c'è anche la possibilità che Guardiola arrivi alla Juventus. Questo non è da scartare. Anche se secondo me c'è un 70% di probabilità che vada alla nazionale inglese. 30%. Sì, le probabilità sono tutte sulla nazionale inglese. Forse magari anche saturo di tutto quello che ha vinto, vuole emergere come allenatore della nazionale, vincere il mondiale, vincere un europeo, quindi potrebbe esserci anche quella parte lì. Però tanti dicono se la Juve facesse entrare questo socio del fondo Tarabato Bin Salman di PIF, e allora lì cambia tutto perché i soldi verrebbero fuori e quindi Guardiola, ovviamente sapendo che ci sono i soldi per il mercato faraonico, potrebbe cambiare idea e venire. Ecco, queste sono le dinamiche, diciamo, tutte più chiare e trasparenti. Conte, si parla di Roma, si parla di Napoli, si parla di Juventus, si parla anche di Manchester United, anche Newcastle sta sondando. E allora bisogna vedere lui con la sua famiglia, eccetera, se sono pronti a ritornare in Inghilterra.
Secondo me un Manchester United potrebbe essere un buon posto per Conte, adesso che c'è stato il cambio di società, l'avevo detto nell'ultima live che abbiamo fatto, e il giorno dopo cosa è successo? Ecco, è arrivato il nuovo proprietario, ecco, al 5%. Colosso pronto a mettere i milioni per il mercato, sì sì, rivoluzionare tutto, le strutture, l'avevi detto, no? Che al Manchester sono strutture vecchie, si lamentava anche il CR7 che dovevano insomma ringiovanire tutto. Allora ecco, diciamo che mi ha fatto una bella analisi corposa un po' di tutto. Ti aspettiamo di nuovo, Fabrizio, per il post partita, se ci saranno altre news di mercato, spostamenti di allenatori e altri scoop. Un abbraccio forte, forza Juve fino alla fine, e ci gusteremo la partita di Coppa Italia, sperando bene di passare il turno. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.